Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 54 di Finestra sull'Arena. Qui con noi abbiamo Luca Barboni, nostro gradito ospite di questa sera. Ciao Luca. Buonasera, Michele. Accanto a lui c'è naturalmente la nostra sempre più bella, anche discretamente truccata stasera, Aurora Martinti di Pisa 24. Oddio, mio, non si può fare niente. Va bene, ciao a tutti, ben ritrovati, un bacione. E poi invece accanto a me abbiamo i soliti compagni di viaggio di sempre, Simone Del Struccati. Moro, struccato. Naturalmente. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Radio Bruno, e poi abbiamo, per il Pisa siamo noi, Gabriele Bianchi. Buonasera. Eccolo lì. Allora, andiamo a commentare. Intanto salutiamo anche la chat, c'è sempre Massimo Bova, vediamo, c'è Davide il Pisano, c'è Jack Pisa. E ci sono tutti quelli che si stanno collegando in questo momento, quindi ciao naturalmente anche a voi che siete in chat. Allora, andiamo un po' a commentare questa ricca, o meglio, ricco fine settimana scorsa e anche inizio di questa settimana di notizie. Tante le cose che sono successe, dalle note liete, ovvero dalla vittoria del Pisa per 2-0 sul Gozzano, e poi le note un po' meno liete, ovvero la confusione in cui regna come sempre questo campionato che non ha pace, e lo dimostra ogni veramente settimana c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di negativo purtroppo da registrare in questa nostra Serie C. Allora, vogliamo far fare il primo commento naturalmente al nostro ospite, a Luca Barboni. Tu che Pisa hai visto contro il Gozzano? Beh, direi un Pisa buono, più che altro buono risultato, devo dire la verità. Non è che mi sia piaciuto tantissimo rispetto alle ultime prestazioni, qualcosa di meno bello si è visto, però tutto sommato forse era l'occasione importante per fare i 3 punti, mai come in questa occasione era importante fare i 3 punti. I 3 punti sono arrivati. In modo anche abbastanza, fra virgolette, tranquillo. Il Pisa ha gestito la partita bene, è riuscito a passare in vantaggio e poi ha conservato tranquillamente questo vantaggio, a differenza di altre volte, quando invece questo vantaggio non era riuscito a conservarlo, e siamo ben tutti consci di quei punti che abbiamo perso, in particolare in casa, in modo veramente, veramente assurdo, cosa che invece in questa occasione non si è avverata. Il Pisa ha vinto, era riuscito dalla vittoria precedente, e poi ieri abbiamo avuto anche la terza vittoria in 8 giorni, perché ci è stata assegnata praticamente la vittoria contro la propria Piacenza, quindi 9 punti in 8 giorni sono veramente importanti. Poi ovviamente ci hanno levato invece quelli Ci della hanno grande levato andata, quindi quelli purtroppo se c'è una nota positiva c'è sempre qualcosa di lì. No, ma negativo infatti dietro io ho l'angolo. detto 9 punti in 8 giorni, poi è chiaro che ci erano arrivati 3 del giro d'andata, quindi. Parleremo anche di statistiche perché vedo qui davanti hai veramente tante cose, poi le vedremo, eh. Diciamo che, visto che con ieri ci hanno un po' tranquillizzato su quello che sarà il futuro di questo girone, finalmente ho ripreso le mie statistiche, perché devo dire la verità, non avevo voglia, non mi faceva voglia, perché effettivamente parlare di numeri senza sapere il futuro di questo campionato, avevo lasciato tutto perdere. Proprio ieri ho ripreso tutto, quindi ho riaggiornato un po' le mie classifiche. Ci sono anche alcune curiosità che dopo magari vi racconterò. Come ha detto Davide Pisano in chat, le prossime 3 partite sono fondamentali. Facciamo ovviamente ancora un passo indietro. Sentiamo Aurora Martinti e quello che è il suo pensiero su Pisa Gozzano. Ha segnato Masucci, ha Mi è piaciuto segnato anche molto. Buschiazzo, eh? Sì, mi è piaciuto molto. Allora, devo dire che sì, sotto il profilo del gioco non sono rimasta tantissimo soddisfatta, però invece sono rimasta soddisfatta di un aspetto che lo tendo a sottolineare perché secondo me è rilevante, di questa squadra cinica che sa soffrire e poi sa reagire, ed è una caratteristica importante delle squadre che stanno crescendo e stanno maturando, perché il Pisa all'inizio subiva un po' l'aggressività di questi giovani, insomma, che poi una squadra abbastanza insomma, che è venuta all'arena per far bene, si vedeva che ci tenevano a giocare in palcoscenici importanti come quelli dell'Arena Garibaldi. Invece il Pisa poi ha reagito molto bene, è salito in cattedra la squadra di esperienza, grazie soprattutto a giocatori
come Masucci, che ha fatto ha realizzato un gol molto bello, mi è piaciuto tanto, è sempre quel giocatore che riesce a fare la differenza. E poi vabbè, un po' complice anche qualche defiance in difesa dei nostri avversari, poi anche Buschiazzo, insomma, ha realizzato una rete è un giovane anche lui, spesso anche a volte un po' nervoso, no? L'abbiamo visto, sì, è vero. A volte a quelle entrate, perché deve essere un giocatore molto di carattere, no? Molto, che prende fuoco facilmente, però si fa trovare pronto nelle occasioni che contano, come domenica, e mi ha fatto molto piacere, perché comunque di solito le realizzazioni, i gol, soprattutto anche di un difensore, fanno sempre piacere, immagino, perché soprattutto ai difensori, che non riescono mai a mettersi in evidenza e a subire sempre un po', no? Il palcoscenico poi lo prendono sempre gli attaccanti. Mi è piaciuto poi anche Moscardelli quando è entrato, insomma, diciamo che la squadra l'ho vista maturata, ecco, possiamo dire maturata. Allora andiamo, ovviamente salutiamo anche Giuseppe Ipsaro Passione, che ci segue sempre da molto lontano e anche questa sera non è da meno. Un caro saluto a Beppe e Simone. Allora, Masucci e Buschiazzo. Uno, Masucci è sempre una conferma che, diciamo, che non sbaglia quasi mai quando viene chiamato in causa, e l'altro, Buschiazzo, sempre anche difeso. Ti ricorderai anche quello sfogo del presidente, dove credeva molto nel modo di fare gruppo e di stare in gruppo di Buschiazzo, che ha segnato una di quelle reti che si può dire fortemente voluta, perché è rimasto lì, ha aspettato che la palla scendesse, poi si è lanciato di testa e ha fatto questo bel gol. Insomma, come le commentiamo queste situazioni? Guarda, allora partiamo da Buschiazzo, che è sicuramente un gol voluto, e ha fatto valere il suo fisico in una mischia tra virgolette in area, che uno col fisico che ha lui, i palloni devono essere suoi se vuol far gol, se vuole essere un difensore che segna anche delle reti decisive. E di fatto ha fatto un buon gol, è riuscito a farsi valere, ha messo la palla lì proprio per la serie, voglio proprio metterla dentro. Tra l'altro, una curiosità, poi quando la palla è entrata, in realtà il difensore l'aveva anche parata con la mano, però ormai la palla era entrata, sì. Quindi non si parla di altro, quindi è finita. Altrimenti sarebbe stato rosso e calcio del certo gol. Però era già dentro, fischiato il gol, quindi praticamente l'azione era finita, quindi va bene così. Per quanto riguarda Masucci, beh, io lo sai, ho speso parole per Gaetano Masucci e continuerò a spendere, perché secondo me è un giocatore che nel silenzio, perché è una cosa importante di questo giocatore, è molto in silenzio, è un giocatore che fa giocare bene gli altri, che fa da collante tra l'attacco e il centrocampo, e che riesce a essere anche decisivo, perché la partita di domenica non era facile, perché infatti nei primi minuti il Pisa, ma anche nel resto della partita, ha fatto fatica a volte a giocare, perché questa era una squadra che era venuta e l'aveva studiata molto bene, aveva imbrigliato il Pisa in maniera ottima, e il gol di Masucci è stato importante anche per sciogliere un po' quelle catene che aveva creato questa squadra. Quindi è una cosa, è stato importante veramente questo gol per poi liberare un po' la partita dal pericolo che veramente Gozzano facesse un catenaccio assurdo, e poi magari ti poteva infliggere in qualsiasi momento. Ricordiamo che Gozzano arrivava a Pisa che aveva avuto solo una sconfitta in trasferta, quindi alla fine abbiamo anche sfatato quella abbattuta, cioè questa cosa che il Pisa aiutava le squadre a eliminare, ad esempio con l'Arezzo non avevamo avuto rigori e noi li avevamo fatti avere, chi non vinceva mai fuori noi lo facevamo vincere, invece questa volta abbiamo veramente castigato una squadra che era difficilissima. Io continuo a dire che questa è una squadra che nel cammino della salvezza, perché comunque punta a questo, ci arriverà molto presto, perché si vede che è una squadra organizzata benissimo. Onore anche all'allenatore che fa bene. Il Pisa, ha detto bene Aurora, sta maturando, sta mettendo a frutto anche quelle qualità in più che ha avuto nel mercato di gennaio. E le qualità in più sono qualità offensive. Il Pisa in questo sta piano piano diventando più cinico e riesce anche a portare a casa i 3 punti finalmente, che insomma si merita. Allora Gabriele, parliamo un po' di questa chiave tattica che ha un po' anticipato Simone, che era anche quello che volevo chiedere a te, ovvero il fatto che il Gozzano abbia sempre ottenuto dei punti in trasferta, e quasi sempre, a parte questi due casi appunto,
è più un anticalcio. Il Pisa ha dovuto segnare per poi fare in modo che la partita andasse in discesa, però si è giocato veramente poco. Cioè, il Gozzano non è una squadra che mette a proprio agio i suoi avversari. Gozzano è una squadra che ti prende per asfissia. La situazione che la prima mezz'ora mi ha dato era quella veramente poi dei nostri giocatori che stavano veramente perdendo la pazienza, provando cose anche difficili per cercare di rompere quelle due linee difensive quasi graniti che sembravano. Poi c'è stata la bravura innegabile di sfruttare al meglio i primi due calci piazzati che abbiamo avuto, perché dai primi due corner sono venuti fuori due gol. Prima c'è stata una dormita totale della difesa, poi c'è stata la topica colossale del portiere che era all'esordio, oltretutto un ragazzo giovanissimo probabilmente, che non ha fatto male, ma insomma sul secondo gol, cioè ha fatto di tutto, gliel'ha aggiustata due volte, perché prima ha perso il pallone, poi invece di buttarlo in corner l'ha rialzato e l'ha tenuto lì. Bravo Buschiazzi, gli ho anche chiesto, poi giunse alla stampa, ha detto avevo visto una difficoltà, speravo che la palla rimanesse lì, infatti poi gli è rimasta. Nel secondo tempo c'è stata l'intelligenza di sfruttare il fatto che il Gozzano ha quel canovaccio tattico e basta, cioè finché la partita rimane in equilibrio secondo me riesce a portarla dalla sua parte. Quando poi c'è un dislivello così grosso come erano quei due gol, la partita sostanzialmente è finita al 42esimo. E nel secondo tempo c'è stata la gestione delle energie psicofisiche in vista di questo tour de force che ci aspetta a partire dalla gara di Vercelli, dove veramente si capirà quale sarà il nostro finale di campionato e per quello che giocheremo. Perché che voti hai dato, per così chiudiamo il discorso? Ma voti vediamo anche. Gori secondo me è stato bravissimo, dopo 65 minuti che poteva tranquillamente andare al cinema a fare due parate decisive per evitare che loro rientrassero in partita, poi un paio di mezzi voti in più, ma è stata una partita poi giocata diciamo sull'onda di un predominio tecnico tattico, e quindi ho dato tutti i voti abbastanza, tutti intorno alla sufficienza. Sì, perché poi alla fine la parata che ha fatto sul colpo di testa mi sembra di Rolfini ha levato una palla a un metro, cioè, quindi sai, lì a 20 minuti alla fine si trova il 2-1, poi ti rimettono tutto in discussione, ripigliano l'entusiasmo. Quello forse un po' meno. Tra l'altro, una curiosità, mi sembra che anche Luca era giù quando è passato Gori, forse eravate già andate via, che praticamente era massacrato, faceva vedere che c'aveva qui gli faceva male il petto, il braccio, la gamba, cioè praticamente, ma effettivamente il Gozzano è anche una squadra molto cattiva. L'abbiamo visto, è una squadra fisica. È una squadra che mettono in campo le caratteristiche che hanno, cioè quella. E diciamo che è la classica squadra che si è calata nel contesto della Serie C, diciamo arrivando ai dilettanti, è proprio il DNA di questo tipo di squadre, e consolidando le caratteristiche che avevano i dilettanti, cercando di evolverle per il campionato, perché poi ricordiamo erano partiti, hanno fatto tipo 4 punti nelle prime 9 partite, hanno avuto una fase diciamo di adattamento al campionato veramente difficile. Poi ricordiamo una squadra già sempre trasferta fondamentalmente, perché le partite casalinghe le gioca a 70 km da Gozzano a Vercelli, davanti a dai 50-100 spettatori. Quindi insomma è una squadra che però insomma anche grazie alle difficoltà del campionato sta navigando verso una tranquilla salvezza. Andiamo invece al fatto negativo della settimana, quell'esclusione del Pro Piacenza. Possiamo anche far vedere dalla regia appunto l'articolo dove ne parliamo, un'esclusione dovuta a naturalmente un reiterarsi di partite non giocate oppure di vergogne, e culminate con questo 20-0 del Cuneo di domenica, però un 20-0 che poi non è stato omologato perché il giudice sportivo ha diciamo registrato tesseramenti irregolari, la squalifica di un anno per il massaggiatore che ha giocato per un pezzo della partita, valanga poi di penalizzazioni in Serie C anche con altri 16 punti tra Cuneo e Lucchese, e la propria Piacenza quindi è stata esclusa dal campionato. La cosa che a pochi è piaciuto, ovvero le gare del girone di andata sono state annullate tutte quante, quindi anche il nostro Masucci perde una doppietta, mentre invece le gare del girone di ritorno saranno tutte omologate 3-0 secondo calendario. E quindi questo, Michele, mi sembra assurdo che vada fuori da tutte le regole delle NOIF. Ecco. Perché se decidi di
lunghissima la sentenza che ci sta facendo vedere la regia, veramente. No, comunque la regola è molto semplice, basta leggerla. Cioè, se una squadra termina il suo campionato prima della fine del girone di andata, le gare vengono annullate. Esatto. Prima del girone di andata, tutte, come se non fossero mai state giocate. Se questo accade nel girone di ritorno, le gare del girone di andata vengono omologate, sì, e convalidate con i risultati sul campo. Le gare del girone di ritorno vengono assegnate 3-0 alla squadra ospite, alla squadra avversaria. Da nessuna parte è scritto che vengono azzerate le gare del girone di andata e viene dato il 3-0 nella gara del girone di ritorno. Cioè, bravo, che poi praticamente è la stessa cosa, perché a tutti vengono date tre punti. Però formalmente è che adesso formalmente il Pro Piacenza dovrebbe essere in classifica, perché le gare gli sono state date perse. Nella mia classifica il Pro Piacenza ha 8 gare disputate, le 8 gare del girone di ritorno, con 0 punti. Certo. In realtà il Pro Piacenza è fuori dalla classifica, perché è fuori dal campionato. Quindi è un assurdo proprio, diciamo, che nel concetto. Diciamo che la cosa folle di questo caso limite è il fatto che non si siano terminate le gare del girone d'andata, per il reiterarsi di quelle situazioni che già abbiamo visto, diciamo eredità di questa estate burrascosa del golpe della Serie B. Questo ha generato davvero un problema enorme, e di conseguenza c'è stato questo veramente disagio apocalittico che ha causato questa situazione. Ma come cambiano un po' queste statistiche? Cosa ci puoi dire a livello di curiosità? Se vogliamo almeno divertirci un po' in questo campionato su cui c'è poco da sorridere, curiosità ne ho trovate intanto un paio, a parte purtroppo la cancellazione, come anticipato prima, della doppietta di Masucci, e ovviamente di tutti coloro che avevano fatto gol nel girone di andata contro la Pro Piacenza. Anche i 20 gol che ha fatto il Cuneo ovviamente non sono validi, quindi diciamo che questo risultato eclatante è servito proprio a far traboccare il vaso, perché altrimenti effettivamente è brutto vedere anche questi ragazzini che prendono 20 gol. Io sarei stato anche per fargli altri 20. Ma qui condividiamo la linea. Io ne avrei fatti altri 20, però se fosse valsa qualcosa, chiaro che se fosse valsa, allora poi le altre squadre avrebbero avuto di che lamentarsi, perché in un'eventuale classifica avulsa il Cuneo sarebbe stato avvantaggiato, la stessa classifica dei cannonieri sarebbe stata falsata in modo macroscopico da questo risultato. Però diciamo che è stata proprio la goccia che ha scoperchiato questo schifo che noi dall'inizio dell'anno stiamo dicendo che è un campionato veramente, ogni giorno ne scopriamo una nuova. Non mi meraviglierei che da qui al termine del campionato cambiasse di nuovo qualcosa, non dico per la propria scienza, che ormai a questo punto è fuori, ma che cambiasse qualcosa, perché effettivamente ogni giorno siamo abituati a trovare c'è un pericolo nuovo. E lo chiedo a Gabriele, Cuneo e Lucchese sul pagamento di quella multa. Io non lo so cosa decideranno, la mia sensazione è che si vada a finire il campionato così, salvo poi, se non retrocedono da sole, buttarle fuori al 30 di giugno, per evitare di andare a appesantire ulteriormente una situazione di un girone che è a dir falsato gli si fa un grandissimo complimento. Ma ha meravigliato tanto la polemica sterile che ha fatto tanta gente sul risultato di Pisa. A me, sorpreso perché secondo me non si è capito che se la partita fosse finita 4-0 nessuno avrebbe detto niente, gli si sarebbe concesso di prendere altri 11 disgraziati. Ma poi scusami, ma secondo voi ma quanto potrebbe mai finire una partita tra 11 calciatori professionisti e 7 raccattati? Cioè, se andiamo in campo noi 6 con la regia, quanti gol pensi che ci faranno? Quindi anch'io? Sì. Quanti gol pensi che ci faranno? Sono brava. A te un gol. Chiedo a te, spettatore, quanti gol ci faranno mai? È normale che finisca
se loro tengono il freno tirato 35-40-0 come minimo. Ma si sono, cioè, il secondo tempo non l'hanno giocato. Cioè, ma, il secondo tempo hanno fatto mezz'ora di riuscire a subire meno di 40 gol da suoi professionisti? Altro chiedo, Aurora, altro in campo. Io eh, penso che ora 40 è tanto. Ma non hai capito, qui se ti partono una qualsiasi accelerazione fanno gol. Eh? No, una gara è fatta di 90 minuti. Forse hai ragione. No, nel secondo tempo hanno fatto mezz'ora di melina, poi probabilmente hanno deciso di andare in cifra tonda e a 20 hanno un'altra volta smesso, però cioè, vedendo com'era partita, secondo gol, terzo gol, quarto gol, sesto, al sesto stavano 4-0, cioè 16-0 è finito il primo tempo, ma sì, perché comunque anche nella seconda parte hanno mollato, ma sì, i primi 20 minuti hanno fatto 12-13 gol, cioè era chiaro che poteva finire 40-50-0, ma l'obiettivo era quello di farne parlare tutti, che poi è successo, perché, certo, perché addirittura quando eravamo in tribuna, in sala stampa, perfino Eurosport, che se te li va a chiedere cos'è la Serie C, non lo sanno, che io penso l'unica notizia abbia messo nella sua vita Eurosport la Serie C è quando Gattuso vince playoff, perché poi per il resto non ci trovo una notizia di C, manco a pagarla, è uscito dopo quella Serie A dicendo vergogna a Cuneo, la BBC, il Guardian, l'Equipe, mi sembra addirittura AS in Spagna abbia scritto qualcosa, cioè, e qual era l'obiettivo? Quello di far finire questa farsa, perché poi si rischiava e già, di dover e già andare... il campionato italiano, ti ricorderai, c'era stato quell'articolo, mi pare sempre del The Guardian, che parlava della squadra fantasma, della squadra fantasma dell'Entella. Quindi diciamo che siamo messi male con la stampa estera. Non siamo messi male, siamo messi come dobbiamo essere. Meritiamo messi, ovviamente, cioè, questa situazione. È inutile che qui si continua a buttare tutto lo sporco sotto il tappeto. Poi alla squadra che ci ha più fatturato si fa comprare Cristiano Ronaldo e ci si nasconde tutti dietro Cristiano Ronaldo. Ma i problemi del calcio, cioè, a me mi hanno insegnato che se voglio ristrutturare l'asta devo partire dalle fondamenta, non dal tetto. Simone, perché sarà l'ultimo caso quello di quest'anno? No, dici io no? Penso di no. Allora, io su questa cosa qui ho fatto un po' una riflessione che vorrei condividere con voi, perché mi prende un po' personalmente, no? Perché io, come altri amici miei che organizzano i campionati, io parto da questo presupposto. Top regia che ci fa vedere intanto, certo, certo, quell'articolo delle gare. Come bravo, facciamo una numero uno, a Luca. Io, come organizzatore di campionati, come l'amico Gianluca Lugli, come Mauro Papini, tanti le voglio nominare perché poi sono persone che conosco. Quando organizziamo i campionati di calcio amatoriale, posso essere anche un po' volgare, facciamo un culo così, no? Per cercare, cioè, di fare in modo che tutto vada perfetto, che gli utenti, che i tesserati siano piacevolmente divertiti dai campionati, che le cose siano fatte nella maniera più meritocratica possibile, per fare in modo che alla fine di tutto chi ha giocato il campionato amatoriale, che paga, alla fine sia contento, sia felice e abbia goduto veramente dello sport nazionale del calcio nel suo piccolo. Allora io mi sento offeso, veramente mi sento offeso nel profondo, dopo che io personalmente, e lo dico ma non per vantarmi ma per farvi capire, cioè io ho fatto avanti e indietro da Roma svariate volte per fare corsi del CONI, corsi di etica, corsi di organizzazione, da tecnico, da dirigente sportivo, e spendi i tuoi soldi per cercare di avere più competenze possibili per fare in modo che tutto vada bene, e poi ti ritrovi nel tuo sport nazionale, quello che dovrebbe alla fine regalarti le emozioni più grandi e dovrebbe essere per me, organizzatore, veramente l'esempio del calcio che conta, e ti ritrovi veramente gente che non ha competenze, gente che si è impossessata del calcio solo per una questione politica e che veramente crea tutto questo schifo, questa cosa veramente disonesta. E guarda, veramente, per chi come me nel calcio ci sta spendendo anche del suo tempo, dei suoi soldi, è offensivo veramente vedere certe cose. Allora ti rendi conto che c'è gente pagata che è incompetente, che è lì, e che poi il giorno dopo l'esclusione di una squadra se ne vanta, quasi dà la colpa a questa squadra, ma soprattutto litigano su... Uno dice non doveva essere iscritta, bravo, te ne sei accorto in tempo. L'altro dice no, ma se lasciavamo che non giocava questa squadra, allora diventava non succedeva questa cosa qui. Ma state scherzando? Ma cerchiamo ancora di giustificarci delle decisioni oscene che avete preso dall'inizio dell'anno. Cioè veramente io rimango scioccato, si sono impossessati del nostro sport e lo stanno rendendo uno schifo. E io... che organizzo queste cose,
mi sento offeso veramente, perché hai detto tutto. No, io veramente, guarda, hai detto tutto. C'ho la rabbia addosso su queste cose, hai detto tutto, e questo è, diciamo che è abbastanza giusto. Aurora, poi torniamo da Luca. Allora, tu hai parlato insomma di una maturità raggiunta, però c'è anche quest'altro però: i nerazzurri dovranno affrontare adesso Provercelli, sì, Lentella in casa, ancora la Provercelli, poi c'è il derby con la Lucchese e dopo c'è la Coppa Italia con i quarti finali, perché non è più il 27 la gara di Coppa Italia del Pisa, ma è stata calendarizzata per il 13 di marzo, visto che il 27 ci sarà invece la sfida tra la Viterbese e il Teramo, e noi giocheremo invece il 13, presumibilmente il 13 di marzo, appunto, quella gara di Coppa. Quindi un periodo abbastanza farcito di gare. Allora, questa forse è quella vera di prova di maturità. Eh sì, è la prova del 9, la prova a cui il Pisa è chiamato, ecco, a dimostrare di potercela fare, cioè di poter rientrare all'interno di questo campionato che, come avete detto voi, è stato abbastanza ridicolo. Fin dall'inizio abbiamo tutti notato che c'era qualcosa che non andava, e ora lo stanno dimostrando con tutte queste decisioni e tutte queste partite farsa. Però il Pisa ha adesso davvero, che ha trovato secondo me un po' la squadra tipo, i giocatori come Masucci che fanno la differenza, i nuovi innesti, cioè secondo me adesso davvero è l'occasione per dimostrare di che pasta siamo fatti, perché io ritorno a dire, la partita, anche se non emoziona ancora per come vedo io il calcio, ecco, perché il Pisa ancora non trascina, questo è l'elemento che io dico da sempre, però è anche vero che non trascina e ha sempre dei difetti abbastanza, sì, importanti, sì, sì, no, ci sono dei difetti, ci sono delle lacune, però il fatto di soffrire, saper soffrire, poi reagire e vincere una partita e poi giocare tutto un secondo tempo con una tranquillità emotiva importante, c'è stato un momento che ci sono state un paio d'occasioni che poteva, come diceva giustamente prima Gabriele, riaprire la partita, però tutto sommato vedo qualcosa che sta iniziando a crescere in positivo. Quindi adesso concentrazione massima, ci sono queste 4-5 gare che sono davvero la famosa cartina di tornasole, e può essere l'occasione appunto per risalire posizioni, perché comunque il Pisa secondo me merita qualcosa in più, e a questo punto mi viene da pensare che i nuovi innesti, cioè i nuovi arrivati a gennaio, possono davvero darci una grande mano. In realtà c'è una sovrabbondanza di attaccanti, sì, con rientro di Marconi. Cioè, anche Marconi è rientrato, Moscardelli ha ritrovato la sua forma, insomma ci sono tante soluzioni. Deve essere bravo D'Angelo a shakerare bene i giocatori, sì, a cercare di mixare il più possibile, facendo sentire tutti partecipi di questo gruppo. E in bocca al lupo, adesso davvero si deve vedere però il carattere deve venire fuori. Allora Luca, torniamo a parlare di questi numeri. Sì, perché prima non ne abbiamo parlato, no, vabbè, intanto c'è una cosa importante anche sulla base proprio di quello che stai dicendo delle tre gare, diciamo, intanto prendiamone tre che sono quelle importanti, la doppia sfida con la Provercelli e l'Entella. Un risultato ottimale, diciamo, di queste tre partite proietterebbe il Pisa in una posizione sicuramente interessante, perché guardando la classifica, però ritocchiamola un po' la classifica, perché tuttora ci mancano un po' di risultati, per cui in una classifica reale il Pisa non sarebbe all'ottavo posto, ma sarebbe intanto al sesto, perché teoricamente ha più punti di Carrarese e Propatria, visto che hanno Carrarese e Propatria un punto in più, ma hanno anche una gara in più. Se si fa una media punti a partita, il Pisa ha 1,56 e Carrarese e Propatria hanno 1,54. Con il Siena molto vicino a 1,66, per cui è a tre punti, quindi con le stesse gare giocate. Quindi diciamo che la classifica, vista così come si legge dai punti, secondo me è falsa. La posizione attuale del Pisa non è all'ottavo posto, ma al sesto. Secondo questo ragionamento, quanti punti di vantaggio avrebbe
la Virtus Entella sulla seconda. La Virtus Entella ha una media di 2,23 contro una media di 2 della Pro Vercelli, quindi ha circa 0,23. Se lo moltiplichi per le partite, sono veramente tanti. E non sono solo quei tre che quei tre che la classifica fa vedere, però anche la Pro Vercelli, pur essendo a dietro, diciamo, è a dietro di 3 punti con una gara in più, però anche la stessa Pro Vercelli in realtà ha 2 gare in meno della propria, del Piacenza, che è la paia in classifica. Quindi la classifica è abbastanza, in particolare per le prime due posizioni, Entella primo e Provercelli che distacca secondo. Tutto, Provercelli secondo che distacca tutti. Gli altri sono molto attenti. È una lotta a due, poi è una lotta, c'è due. Una lotta per la il lotta terzo posto per il terzo posto per ora. Sono una altra coppia, Arezzo e Piacenza, con Piacenza messo meglio forse. Sì, no? Sicuramente. Diciamo per ora sono queste due. Però è vero che l'Arezzo è quella che ha perso di meno nel corso del campionato. Esatto, ha perso solamente 2 volte. Ecco, se, per quanto riguarda sempre i numeri, le curiosità che ho tirato fuori in questo mio rimettermi in pari con le classifiche, con tutte le statistiche, ho trovato una cosa curiosa veramente, che non ci avevo fatto caso, relativamente al Pontedera. Il Pontedera nell'ultimo quarto d'ora ha fatto 9 reti e non ha subito nemmeno una, è la squadra più forte di tutti. Se le partite terminassero al 75esimo, il Pontedera avrebbe 10 punti in meno di quanti ne ha adesso. Guadagna veramente tanto nell'ultimo quarto d'ora, è una cosa che a memoria ricordo che lo scorso anno era completamente alla rovescia, perché nell'ultimo quarto d'ora il Pontedera schiantava. Quante volte ti ricordi in carriera di aver visto una gara di ritorno che si gioca prima di una gara d'andata? Mai. è la prima, quella che ci sarà prossimamente tra Pisa e Provercelli, sarà sicuramente la prima. Poi volevo dire anche un'altra cosa, sempre per quanto riguarda le curiosità, questa avrei potuto portarla avanti anche prima, perché è avulsa da tutto questo bailam che è successo nel campionato, ossia la cosiddetta classifica del Granducati derby. Il Pisa gli anni scorsi non andava benissimo nei derby, uh-huh, perché quest'anno ce ne sono molti meno, perché sono solamente 7 le squadre toscane, quindi saranno 42 alla fine del campionato gli scontri tra toscane, e il Pisa al momento va benino, perché mi sembra secondo, vabbè, per la classifica vorrei dire una rischierata, sì, è secondo a pari merito, la classifica del Granducato di Toscana insieme al Siena. È uno degli anni migliori, curioso è che la Pistoiese ha giocato 7 partite a 0 punti, ha fatto 7 derby per ora, tutte sconfitte. Questo anche è quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso ai derby, praticamente. più o meno sì, ecco, quindi questo è un po' di curiosità che ho trovato, proprio questa idiosincrasia della Pistoiese nei derby toscani quest'anno. Ripeto, 7 partite, 7 sconfitte, e questa quest'ottima performance del Pontedera alla fine, che ripeto avrebbe 23 punti mi sembra al 75esimo, ne guadagna 10 nell'ultimo quarto d'ora. Un Pontedera che è una squadra che ci crede, una squadra di che ci crede e che riesce con anche se sta attraversando un brutto periodo, non sta andando bene perché il Siena è negativa, almeno 5-6 partite che non vince. Però ha fatto anche tanti pareggi, quindi ne ha persa solamente una, quindi non è che vada proprio malissimo, ha avuto un po' sfortuna, però è una squadra che, diciamo, il suo obiettivo è quello di raggiungere, anche se dicono la salvezza, in realtà è quello di raggiungere i playoff. Al momento ci sono tranquillamente dentro, e c'è una cosa bella del Pontedera, uh-huh, che ha, qualche volta sono andato a vederlo quest'anno come gli anni scorsi, che ha un giocatore, io ci ritorno su questa storia, sì, perché ce l'ho qua. Ha un giocatore che vediamo dove vuoi arrivare, voglio arrivare a quella maglia, guarda, arrivare a quella maglia. Ha un giocatore che, ci sono tantissimi giovani, in particolare la difesa è giovanissima perché ha tutti i ragazzi del 98-99, sì, un po' come il Pisa, e anche un buon settore giovanile, va detto, perché giovanile sono sempre in testa tra però, il 17 però under... ha in panchina un giocatore, Vettori, che nel secondo tempo entra sempre. Quando i ragazzini sono un po' in difficoltà, entra lui e dà sicurezza. Non a caso, probabilmente, questo parziale di 9-0 nell'ultimo quarto d'ora
si riallaccia a queste presenze di Vettori. Se guardate Vettori quest'anno è entrato, dice che Vettori è il vettore per il risultato del Pontedera, è quello che dà una sicurezza alla difesa. Ci fosse stato in panchina un certo Lisuzzo, probabilmente anche il Pisa, anche i giovani del Pisa, che abbiamo visto tante volte hanno sbagliato, ma sono errori di gioventù che sono chiaramente che ci devono essere per crescere. Invece, ragazzi, noi abbiamo ritenuto opportuno non tenerlo in panchina a fare spogliatoio, e la differenza è per quanto riguarda i vecchi. Torno anche un'ultima cosa su questo, visto che ne ha parlato prima Aurora, che ci sono tanti bei giocatori, ha tirato in ballo Moscardelli. Moscardelli, come lo sta impiegando adesso D'Angelo, penso che sia devastante. Quando è entrato in campo domenica è stato devastante. Ha cambiato, secondo me, ha cambiato la partita, perché poteva essere diverso. La situazione potrebbe essere l'Altafini della Juventus dei tempi passati, che lo prese, chiaramente era vecchio, stava in panchina, però entrava all'ultimo quarto d'ora e magari risolveva tante situazioni. O anche l'ultimo maggio, dai. No, però... Sì, però pieno il calcio, diciamo. Però era un altro calcio. Era un altro calcio, però Moscardelli, io ho visto quando è entrato, chiaramente lui fresco, con quegli altri magari un po' affaticati, ha chiaramente le capacità tecniche di Moscardelli non si discutono, e si è visto in campo. Tanto grazie a queste note statistiche di Luca Barbone, che da anni ormai praticamente è in prima linea, e tu ogni anno ricordo che fai sempre il quadernone statistico. Quest'anno sarà un po' un problema, anche perché i software, i programmi che... Ma c'è un archivio delle vecchie statistiche? Per ora l'ho tutto lì, da purtroppo... dall'annata 93-94, purtroppo. Non avevi incominciato bene. No, Gabriele, ce l'aveva anche prima, solo che quelli l'ho persi. Da 93-94 ce l'ho sempre tutti, e quelli prima ce l'avevo già, mi sembra iniziare intorno all'80. Quelli più preziosi, perché comunque le categorie, perché quelle più basse... No, quest'anno sarà complessa, perché già la stessa cosa che dicevo prima della propria scienza, alla fine dell'anno come la metto? La metto classifica, la metto fuori, sarà un problema, perché chiaramente è tutta nuova. Il fatto che danno dei 3-0 va messa in classifica, all'ultimo posto. Ad oggi va messa in classifica. Certo, a 0 punti ultimi. Però si è radiata? Diciamo che è un caso ibrido. È stato variato il regolamento per dare un colpo alla Nelle mie statistiche la propria scienza non è una cosa molto. 8 gare giocate, perché chiaramente sono anche 0 punti. Anche in tutte le altre classifiche. Però che fatte, anche qui c'è un'altra incongruenza, perché la propria scienza dovrebbe avere, mi sembra, 25 punti di penalizzazione, perché sono stati cos'è meno 25? Potrebbe anche essere, non è molto chiaro, non so, diciamo. Come mette. Vedremo la classifica finale della Lega, qual è la Lega non ce l'ha messa in classifica, è vero, perché non ha messo, fra l'altro, guarda, ha detto una cosa sacrosanta che io ho scritto a tante persone che mi hanno chiesto. La regola è quella che ha detto Luca, la regola prevede che la levi dal campionato, quindi hai il ritorno, è un riposo, quello non è un 3-0. È un riposo, ripeto, alla fine è uguale, perché si bilanciano, però formalmente è sbagliato. Diciamo che i 3 punti secondo me 3-0 sono un po' un contentino alle squadre. Secondo me non l'ha messa. Ma tanto se lo dai a tutti, alla fine è quello che hai levato prima. Io questa settimana avevo scritto, già aveva attaccata un po' la Lega perché non aveva aggiornato la classifica, poi loro hanno rimosso la classifica, l'hanno messa il giorno dopo, ma come avete detto voi, non hanno messo proprio scienza, secondo me, perché non sanno quanti punti fra danno. Fra l'altro hanno fatto anche un errore sulla classifica ufficiale della Lega. Sì, cioè, non nella classifica, ma c'è scritto sotto le partite, quelle, diciamo, del girone di ritorno, sono state tutte date 3-0, e non ci hanno messo la prima, che mi sembra sia contro Siena. La prima partita di campionato del giro di ritorno, Siena Piacenza, quella non l'hanno segnata come 3-0, però nella classifica ce l'hanno messi i 3 punti a Siena, quindi hanno fatto il solito casino. Hanno fatto un Comunque, secondo me, la speranza, che alla fine, diciamolo, cioè il fatto di averla fatta ritornare a giocare, era quella di riuscire a far giocare perlomeno le partite per finire il girone di ritorno di andata. In quella maniera gli avrebbe risolto l'esclusione e una marea di problemi. Certo. Però purtroppo, quando arrivano un set in campo, ma non glielo puoi di 3 giorni prima. No, diciamo che a propria scienza è successo il trappolone per poi arrivare dove sono arrivati.
Sì, ma non so se avete letto però voi... Però volevano trovare il modo di concludere il girone di ritorno, di andata il prima possibile, in modo tale che tutto rimaneva invariato, 3-0 e siamo tutti contenti. Sì, Simone Gabriele, non so se avete letto voi, ma chiedo anche al pubblico, l'intervista del presidente del Propiacenza... Purtroppo sì. Da Di Marzio. Purtroppo cellulari, computer costano dei soldi, quindi uno li può prendere e buttare nel muro da qualche parte. Veramente. Quando leggi quelle cose lì bisognava, come dissi lo scorso anno, non mi ricordo. Ma cosa di vergognoso. Che l'intervistatore buttava giù la telecamera, il microfono gli dava una puntata nel muro. Perché non si può. No, cioè, davanti a un microfono. Ma piuttosto stai zitto. Io non ci sono mai stato. Tra un po' sapeva nemmeno di cosa si parlava. Faceva penso che tra l'intervista delle Iene alla mamma di Zaniolo e l'intervista che ha fatto il presidente della Piacenza Di Marzio quest'anno, lui, ce la giochiamo come peggiore intervista 2019 prima, no, che qualche giorno prima ha parlato di prendere Oliveira, aveva già 10 giocatori bloccati, ma dove? Ah, dimenticavo la sceneggiata di Vanda Nara anche in televisione, bravo, anche quella, diciamo che la top 3 è questa qua, anche lì vabbè. No, non commentate, ma ragazzi, voglio dire, uno che prende una società e poi dice non me ne sono mai occupato, ma come si fa? Come cioè, si fa? Non è che dici mia, cioè, a mia insaputa macchina, sono dimenticata a mia insaputa, cioè, boh, dai. Vabbè. Facciamo perdere, allora, prendiamo un velo pietoso, come diceva la mia professoressa di diritto quando facevamo i compiti. Gabriele ed Aurora, abbiamo la presentazione qualche giorno fa, ma qualche giorno fa in realtà era il 18, quindi 3 giorni fa, del calendario di eventi per i 110 anni del Pisa. E se andiamo a scorrere quello che è il calendario, scopriamo che il 10 di aprile c'è Stadi d'avanzamento, l'arena che verrà, una conferenza sull'arena Garibaldi. Ecco. Attenzione, torniamo a parlare dell'arena. Di stadio nuovo. Allora dobbiamo richiamare la trofa. Dovremo richiamare la trofa. Infatti, perché i tempi sono maturi. Te la butto lì. La prossima settimana potrebbe essere l'occasione per riprendere questo. Non lo so, vediamo. Percorso vediamo. Interrotto. Lo chiederemo perché. Così Aurora chiederà di riprendere lo stadio con i fiori sopra. Nel sottotitolo, Gabriele, si parla di conferenza sul progetto della futura Arena Garibaldi con la presenza dei progettisti, autorità locali e nomi di spicco del panorama calcistico nazionale, che è un po' vago, però attenzione, ovviamente lascio aprire come scrive ciò in chat, Ivan, al posto del bufalino, secondo me rompereste il cellulare invece di... No, però a parte gli scherzi, piacerebbe. Aveva detto anche il nostro Raffaele La Trofa che eravamo ai dettagli, ed eravamo a novembre quando l'ha detto, poi c'è stato un protrarsi e ora siamo a febbraio, ancora non c'è questa convenzione. Ora non è per fare polemica, perché comunque so che sia da parte comunale che da parte societaria le parti si incontrano sempre quotidianamente, che tra l'altro l'avanzamento dei lavori perlomeno sulla variante urbanistica sta proseguendo nei tempi previsti, cioè giugno, fine giugno, per quanto riguarda la variante urbanistica. Sulla convenzione sappiamo che ci sono stati anche un po' di problemi all'interno degli uffici comunali, sono cambiati anche dei tecnici comunali, e questa dovrebbe essere una delle difficoltà per cui non si è parlato di questa convenzione negli ultimi tempi. Però diciamo che il tempo passa e sicuramente è una domanda che anche l'assessore, anche l'amministratore, ma anche lo stesso Pisa si dovranno aspettare comunque nel prossimo futuro abbastanza imminente, quindi è normale che sarà uno dei temi su cui batteremo prossimamente il chiodo. Non so se volete aggiungere voi qualcosa sul tema stadio. Volevo parlare di Vanda. Ma per favore, Aurora, per favore. No, volevo allora sentire se anche voi facevate dei commenti maschilisti. Allora, no, bisogna... Allora, fatto apposta, dai. Allora, io non sono collovati. Ecco, ti volevo dire. E noi abbiamo in studio una donna capacissima di parlare di calcio, che è Aurora Martinti, quindi... Poi io ti dico la verità, io di Vanda non dico nulla, però la commistione della moglie negli affari di... Quello è sbagliato, ma non è il sessismo, è una cosa sbagliata. Ti dico la verità, io...
Cioè, non mi piace quando la moglie entra così tanto a gamba tesa nelle cose del marito e viceversa. Ma no, allora, non è quello il punto. Secondo me proprio... Non è lì interpreta il ruolo. Allora, secondo me... Lo so che lei interpreta il ruolo, allora, però non lo fa in maniera professionale. Non so quanto sia probante parlare di Vandana a Finestra Solarena, ma lì... Ma qui è molto... Dai, però è bellino, però, dai. Però, vabbè. No, un pochino, dai. No, secondo me, ti ho detto, lei lo so che c'ha il ruolo che ha, però lo gestisce male, secondo me. Allora, lei non ha il titolo per fare quel ruolo. Però quello lo io non lo sapevo. Non è una moglie di un calciatore normalmente lo può fare, cioè nel senso lo può fare, ci deve mettere bocca nelle questioni, è una questione di famiglia, ma però non così apertamente queste in cose casa, ma mica apertamente. È che lei nel confronto interesse è anche uno zimbello il marito, secondo me, no? Aurora, lo stadio a Pisa verrà fatto grazie anche al grande lavoro di Raffaele La Trofa, che saluto e che veramente no, piacevo per ritornare nel tema, sì, ritorniamo nel tema, che è Vandanara, ragazzi, ma direi di evitare di parlare di Vandanara, che non ce ne frega, scusa, assolutamente, no, comunque, niente, io voglio ora a Vandanara, ma a Raffaele La Trofa voglio fare i complimenti per i lavori che sta facendo, sì, veramente. Sì, quello c'è senza dubbio, ma io tra l'altro Raffaele, che tra l'altro seguo e sento, è disponibile a venire, mi ha anche detto quando volete, quindi io penso che prossimamente sarà dei nostri, così ci terrà aggiornati sullo stadio, gli romperemo le scatole, sì, lo chiameremo, sì, dai. Sì, posso, sì, fare, sì. Posso fare, dimmi, dici, diavoletto, diavola. io ero alla presentazione al Palazzo dei Congressi quando furono presentati tutti i progetti, bellissimi, uno più bello dell'altro, sì, è vero, a parte quello con fiori. No, quella è la bellina, ma secondo me non verrà fatto lo stadio, non verrà fatto, no, perlomeno non verrà fatto quello lì, quello che è stato proposto, e non verrà fatto in quel posto. Se verrà fatto come era stato proposto precedentemente altrove, ospedale, e chi lo fa? Se verrà fatto, no, ma secondo me non verrà fatto. Che l'arena debba essere o rifatta, ristrutturata o cose pare, è palese. Cioè, non, un'arena così non si può mandare avanti, nel senso che non è nemmeno più a norma per poterci giocare tra un po'. Ma va avanti, va avanti. Questo è il progetto che ci fa vedere naturalmente la nostra regia di Luca Funel, marchiata Dev Italia, signori. Allora, questo è il bello stadio che dovrebbe essere, ce lo ricordiamo, la salvaguardia e la ristrutturazione della parte vecchia della tribuna, quindi quella tribuna che noi vediamo oggi rimarrebbe in qualche modo nella sua struttura salvata, per salvare anche qualcosa di storico all'interno dello stadio, poi il resto viene tutto buttato giù e rifatto da zero. Quindi tu non credi nemmeno in un restyling light, anche un po' diverso? No, cioè di fare dei ritocchi per renderlo agibile. Ti chiedo perché allora, perché? Perché la vedo veramente difficile. Ci vedo da parte di chi? Del Pisa o dell'amministrazione comunale? Di entrambi. Ah, quindi tu non credi in questa amministrazione comunale? No, non è che non credo nell'amministrazione comunale. È una domanda non difficile. Credo che l'amministrazione comunale abbia... ora, non vorrei usare parole che possono essere fraintese. Non dico la forza o l'interesse. Non credo che riuscirà a farlo. Non voglio usare una parola che potrebbe essere fraintesa, non voglio entrare in discorsi che esulano da discorso sportivo, quindi per l'amor di Dio. Non credo che questa amministrazione in questo momento storico abbia la forza di poter fare una struttura del genere, va oltre non dico non gli interessi, diciamo che secondo me l'amministrazione comunale può fare, cioè farebbe poco, no, certo, dovrebbe dare solamente sarebbero i permessi li dà la Trofa, sì, ma anche diciamo i tecnici comunali, che ricordiamo essere comunque sempre gli stessi assunti che c'erano prima, certo, sì, quindi ma voglio infatti, dire, ma infatti non è, secondo me, non è che questo stadio non viene fatto per colpa, fra virgolette, di questa amministrazione comunale o della precedente. Non viene fatto perché a Pisa, in questa situazione, probabilmente non c'è la possibilità, dal punto di vista
civico dal punto di vista dell'amministrazione comunale, ecco, non c'è la possibilità di poter risolvere questa situazione, perché ci sono così tanti problemi dal punto di vista burocratico, dal punto di vista cavilli. Vedremo, facciamo poi, così. La cosa forse più semplice è quella di trovare soldi, che insomma è già difficile quella, però quella probabilmente in qualche modo qualcuno si potrebbe anche trovare che riesca a metterci soldi. Secondo me, io la vedo difficilissima. Siete d'accordo voi? Anche dal punto di vista proprio. No, a me mi preoccupa. Dal punto di vista logistico. Andiamo a giocare a Parma, per davvero, perché non. Simone, dal punto di vista logistico, dovresti farla, anche se hanno detto che si può fare durante il campionato, ma quando mai devi montare le curve? Perché cosa era? Intanto risistemavi le curve. I lavori l'hanno fatto anche in altre città, cioè nel senso. E rifare lo stadio nuovo? Rifare lo stadio nuovo? Frosinone l'hanno fatto in un'altra parte. Scusate, dov'è che l'hanno fatto? Dov'è? A Udine. Cioè, nel senso, l'unico che è stato ristrutturato lì è stata Udine, però a Udine veniva fatto con un. C'è un modo diverso, mi sembra, d'aver capito. Io la vedo veramente difficile. È chiaro che farlo da un'altra parte, come è stato fatto a Frosinone, ti permette di usufruire del vecchio fino a che quello nuovo non è pronto. È stato fatto anche all'Aquila, purtroppo hanno fatto la fine che hanno fatto, ma purtroppo hanno festeggiato l'inaugurazione dello stadio nuovo una volta retrocesse dalla C, quindi hanno giocato un campionato di Serie D, ora sono ripartiti addirittura dalla prima categoria, ma è un gioiellino, il Gran Sasso, si chiamasse l'Aquila. Devi spostare il campo, devi avvicinare il campo alla tribuna. Cioè, non siamo buoni a ripiantare l'erba in terra per averci un campo, un terreno di gioco accettabile, e sposti tutto il però campo ormai, di 10 metri verso la tribuna. Però ormai, quanto come ci fa vedere anche la regia, la variante è stata fatta, nel senso che ormai a Ospedaletto non si può più fare lo stadio. No. Cioè, bisognerebbe che una nuova delibera si ripartisse con un'altra nuova variante urbanistica laggiù. Secondo me è stata fatta perché c'erano degli interessi. Ma secondo te adesso la palla chi ce l'ha in mano per lo stadio? Secondo me nessuno. Infatti, come quant'è nessuno? Quant'è che non se ne parla? Ogni tanto viene ritratto fuori perché a qualcuno fa comodo tirarlo fuori. Secondo ma non lo so perché. Secondo me, perché io no, ripeto. Se questa io vorrei ricordare una cosa a tutti, anche a chi sta commentando, come per esempio Giovanni Maffei, che dice non si riesce a fare una convenzione, figurarsi uno stadio, però alla convenzione ci stanno lavorando. Ora faremo anche questa domanda, mentre per lo stadio i lavori vanno meglio rispetto alla convenzione, secondo noi. Lo stadio, dice Massimo Sagliocco, va fatto se si vuole fare calcio. Il punto è che o fai lo stadio, lo rimetti a nuovo, o parti con questo progetto ufficialmente, oppure Pisa non ci gioca più in questo stadio. No, ma Pisa non ci gioca più. Lo devi rimettere a nuovo. Sicuramente rimetterla a nuovo ha una spesa talmente spropositata che non ha nemmeno senso spendere soldi, per rimetterla a nuovo. Ma vai avanti con a toppe. Cercare di adeguarlo per poterci giocare. Secondo me vai avanti a toppe. Ci metti una toppa per poter andare avanti un altro po', perlomeno fino a che il Pisa vivaccherà in Serie C, secondo me non c'è la possibilità. Fino a che saremo in Serie C. Purtroppo, siccome. Però è esatto, secondo me, però sono collegate le cose. Se il Pisa vuole andare in B, deve avere uno stadio per giocarci. Anche se ricordate una vecchia intervista di Corrado a metà della prima parte della stagione, quando verso ottobre-novembre disse agli studenti. Quando il Pisa sarà in Serie B, o meglio, lo stadio nuovo ci sarà quando il Pisa sarà già in Serie B. Quindi, nel senso, prima la Serie B e poi lo stadio. Il presidente delle priorità ha messo prima quella della promozione e poi quella dello stadio. E questo mi trova d'accordo. Infatti, col Pisa in Serie B, secondo me, ci sarebbe forse la possibilità di ritornare su questo discorso. Con il Pisa in Serie C, di fare una struttura come quella che abbiamo visto, che abbiamo visto pochi minuti fa. Sul video col Pisa Serie C, secondo me non si farà. È un'impressione mia. Io sarei contento di poter vedere una partita in uno stadio così bello. Quello penso tutti. Speriamo. L'amico Fagliocco sta facendo gli esempi di Spalle di Cremonese, ma loro non hanno rifatto lo stadio. Cioè, già stasera clamorosa. Hanno risistemato alcune, come diceva Luca, ora toppe.
un po' più consistenti, però anche il Mazza, sì, hanno tirato su una tribuna di tubi innocenti dove c'era un parcheggio ai tempi della, che ci andavamo noi a fine anni 90, inizio 2000, hanno risistemato un po' la gradinata, però diciamo due terzi dell'impianto sono rimasti più o meno quelli. Qui bisognerebbe cercare veramente di capire cosa c'è da fare per cercare di renderlo tale per giocarci. C'è però un altro problema, perché molti tifosi ci avevano anche segnalato sui social il problema dei bagni della gradinata, della curva, che versano in condizioni davvero pietose e non vengono puliti. E questo non si capisce molto bene a chi starebbe la manutenzione dei bagni. Diciamo che in mancanza della convenzione, secondo noi, spetterebbe al comune. Con la convenzione andrebbe a aspettare a Pisa. Spesso arriviamo anche allo stadio e ci troviamo le cartacce, lo sporco e le bottigliette della partita settimana prima. Cose del genere a me mi creano qualche dubbio. È anche vero che almeno sui gradoni il tifoso dovrebbe essere tenuto, certo, così com'è cultura anche sudamericana, ma meno italiana, a pulirsi il proprio posto prima di andare via, come facciamo anche noi della tribuna stampa. Per i bagni invece la questione è diversa, lì veramente insomma, una bella ditta di pulizia che rimette a nove bagni. Magari comunque, qualcuno ci pensi, ecco. Comunque è veramente, ma questa è un po' malinconica la mia affermazione adesso. È triste che tutte le volte che vediamo, no, nelle altre città che si realizzano questi progetti, e tutte le volte che c'è un qualcosa a Pisa, abbiamo sempre questa paura che non si realizzi mai. No? Quanto siamo poi sani? Ma non è solo per lo stadio, cioè anche in generale per le varie cose che quanto per dire. Il porto di Marina si è realizzato, ma io è da quando avevo 6 anni che ne sentivo parlare e ci sono voluti. Tu quando sei realizzato il porto, quanti anni avevi? 30, 32, non lo ricordo nemmeno, ma diciamo sono passati 25 anni, capito? Cioè, io ho cominciato a sentirne parlare nel 2000, e quindi le cose, dai, sono tutte un po' come quando diciamo i giocatori quando vengono a Pisa smettono di far gol, no? Allora, tutte le cose si possono realizzare tranne che a Pisa. No, ma nel senso è triste, perché effettivamente poi su alcune cose è vero, cioè purtroppo a Pisa sembra che ci sia un qualcosa di strano, per cui tutto va a rilento, tutto a volte va in fumo e boh, vabbè, ci sarà questa... No, Simone, io ripeto, io non sono contro lo stadio nuovo, però... No, ma dico in generale, a Pisa è così, cioè purtroppo si fa fatica a realizzare le cose. Le cose le potresti realizzare, basterebbe che ci fosse un po' di buon senso da parte di chi deve decidere, e spesso il buon senso non c'è, perché la cosa più logica, peccato che tutte le volte si deve tornare lì, l'aveva proposta Romeo, perché la Pisorno o lo stadio a Ospedaletto per il Pisa e per il Livorno, a metà strada tra le due città, con una logistica perfetta, perché c'è la superstrada che ti porta subito direttamente lì, la possibilità del parcheggio lo metti dove ti pare, le vie di uscita veloci per andare verso Livorno, uno si tiene una curva, uno si tiene l'altra curva, i pisani una curva, i livornesi la loro curva, cioè, Pisa-Livorno non si può fare, se non si può fare, allora si può fare, allora teniamoci uno stadio schifoso come è a Pisa, uno stadio anche peggio come c'è a Livorno, perché a Livorno è anche peggio di Pisa, però guarda caso ci fanno la Serie B. Però è peggio di Pisa, perché se guardi le infrastrutture di Livorno sono peggio che a Pisa. C'eravamo l'anno scorso fuori a Scappezzi. Sì. Noi c'eravamo lo scorso anno fuori, cioè sembrano, cioè se te ci vai fuori diciamo dalla partita sembra una struttura quasi abbandonata. È vero. Allora, andiamo a parlare invece dell'ultimo argomento di questa serata, ovvero la gara che Pisa giocherà appunto domenica alle ore 14:30 contro la Pro Vercelli, la squadra, una delle due squadre più in forma del campionato, delle squadre più difficili da affrontare, è l'unica che non ha affrontato il Pisa ancora dall'inizio del campionato. Allora, che squadra è questa Pro Vercelli? Beh, è una squadra di grande esperienza che annovera anche due ex, tra l'altro, o meglio tre ex di eccezione, c'è per esempio i due fratelli Gatto, Massimiliano e Leonardo Davide, che hanno giocato in due periodi diversi con la maglia del Pisa, c'è Luca Crescenzi, sono tutti giocatori che giocano
titolari inamovibili, possiamo dirlo, con la maglia della propria Vercelli. Poi un difensore importante come Mammarella, un portierone che sembra che sia un altro ex Pisa, Simone Moschin, sì. E quindi diciamo che salgono a quattro i giocatori che ex. Ti contesto. Poi, il portierone. Vabbè, un portierone nel senso che finora sta facendo perché bene. Perché era alto. Ah, no, nel senso che sta facendo bene, però. Comunque, ah, con quella difesa lì, anche se ci metti la seggiola su cui si sente. Però diciamo che i numeri stanno dando ragione al portiere a prescindere un po' da tutto il resto. E poi abbiamo un bell'attacco perché insomma comunque abbiamo una punta come Morra che ha segnato 9 reti in campionato e poi una vecchia conoscenza della panchina nero-azzurra che è Vito Grieco. Ne parliamo, Gabriele, di Vito Grieco? Era un bel martello anche quando giocavo, a parte quando faceva allenatore, non l'abbiamo conosciuto poco. Secondo più che sì, altro. Era secondo, sì. Però era un bel, io me lo ricordo quando giocava, se non sbaglio ha giocato anche a Spezia, era un bel martello, un bel centrocampista di quelli che li sentivi durante la partita. È una squadra alla braglia, una squadra che non prende quasi mai gol, è una squadra che ha vinto un sacco di partite 1-0, è una squadra che se va in vantaggio difficilmente la riprendi, ma ha vinto a Pontedera quasi in scioltezza, oltretutto su un campo dove ci hanno vinto in pochi. Io penso che bisogna vedere come l'impostano, perché non è una squadra che fa la partita generalmente, tende più a aspettarti a ripartire con quei due larghi sulle fasce, con Morra che si butta negli spazi. Pisa invece è strutturata a fare la partita, si potrebbe avere due partite simili, lì il concetto di casa e trasferta lascerà il tempo che trova. Di certo partire col piede giusto per quel trittico di cui dicevamo prima sarebbe poi affrontare in maniera completamente diversa la Provercella all'interno una settimana dopo e la stessa Provercella 10 giorni dopo. Certo è che a distanza di 10 giorni l'incontro due volte, anche far troppa alchimia tattica, la vedo dura. Tra l'altro Simone Provercelli, che è proprio una partita molto difficile, negli ultimi 3 mesi ha perso 2 volte contro l'Entella e contro il Monza in Coppa Italia, il Monza di Berlusconi. L'ultima sconfitta risaliva a dicembre contro il Cuneo, che è stata un po' una sorpresa, però ha sempre fatto punti pesanti, ha battuto l'Arezzo, ha battuto l'Alessandria, ha battuto la Carrarese, ha battuto il Pontedera, insomma ha vinto scontri diretti grossi, ha battuto il Piacenza, una squadra che fallisce poco. Beh, alla fine sta rispettando poi quelle che sono le aspettative di questa squadra, nel senso che dall'inizio del campionato, che abbiamo sempre detto che è una squadra a livello tecnico molto competitiva, che dire, speriamo che un po' come il Gozzana arrivava qui con una sconfitta in trasferta e noi gli abbiamo dato la seconda, speriamo che questo cambio di fortune anche da parte dei nerazzurri possa in qualche modo dare un dispiacere alla Provercelli, che poi vabbè, dopo 15 giorni ci rigiochiamo, insomma alla 10. Fine 10 giorni nemmeno, cioè, infatti anche meno, quindi sembra non quasi, mi sembra più un sembra impegno quasi, di Champions bravo, League bravo, volevo questo. Dirlo, sembra quasi un impegno di Champions League, facciamo finta che sia così e poi ecco, intanto lo dice così. Tra l'altro, visto che dobbiamo parlare anche del ritorno degli infortunati, ma anche degli squalificati, partorito nel frattempo. Tornerà Di Pizzo, tornerà anche Benedetti, tornerà quindi anche Liotti, però non squalificato, ma era infortunato. È probabile che non giocherà dal primo minuto, ma che verrà eventualmente buttato nella mischia al secondo tempo, come è stato per Marconi, però. Proprio ora che arrivano degli incontri veramente importanti e difficili, quanto è importante Aurora e poi Gabriele avere una squadra al 100% o comunque senza infortunati? È fondamentale, l'abbiamo detto anche prima, bisognerà riuscire a far parte tutti di questo gruppo, quindi la bravura è affidata alla sapienza di D'Angelo, che dovrà cercare di coinvolgere tutti, avendo a disposizione ora una rosa piuttosto ampia, perché gli infortunati si stanno riprendendo, chi entra vuol far bene, anzi io qui intravedo invece
un pochino una competizione che poi è positiva in questo Pisa che adesso si è rafforzato e che soprattutto in attacco c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E, è curioso che insomma incontreremo tanti ex, ecco, prima sì. li stavi nominando, insomma sono giocatori che ricordiamo tutti comunque con grande affetto, se pensiamo a Crescenzi, se pensiamo anche a Gatto, insomma sono, hanno fatto un pochino la storia degli ultimi anni qui del di Pisa, se non più Crescenzi di Gatto, però diciamo che anche i fratelli Gatto, insomma, ci hanno provato. Parlo di Massimiliano. No, vabbè, Leonardo, sì, ovviamente. Leonardo Davide Gatto, probabilmente sì. se era in campo contro Latina in casa, non so. Infatti, non ricordiamo le cose. Guarda, anche a me è rimasto qua. Un cambio che non si è capito perché andavano, sono andati bene. Quella partita poi non so perché l'ha messo in panchina. Quel Pisa di Battini, diciamo che era stato il Pisa più forte di quel ciclo. Diciamo che quel Pisa lì meritava un'altra fine, ecco, perché quella partita la ricordiamo tutti con una grande amarezza. Ma perché siamo arrivati a parlare? Rivangare nel passato. Per favore, quindi, non ricordiamo le cose tristi, pensiamo alle cose belle e basta. No, va bene, allora, quindi per me, ti ho detto, grande match, un ritorno contro scompagni, insomma spero sia una gara, vedo la classifica, sono un po' preoccupata perché insomma questa squadra è un avversario insomma temibile, questo sì, però il Pisa ecco deve proprio giocarsela contro le grandi perché insomma è fondamentale che incida proprio in questo momento qua perché non c'è più tempo da perdere. Faccio una domanda a te e a tutti. Su cosa? Poi, su Livorno? No, su Livorno, Santo Cielo. Allora, abbiamo tre gare di campionato, praticamente proprio, sono proprio queste. Fammela facile. Quelle con Pravercelli, quella con l'Entella e poi di nuovo la Pravercelli. Sì. Quanti punti ti aspetti da queste tre partite? Sennò poi e quanti punti vorresti realisticamente? Quindi tre partite. Quindi sono tre partite. 9 punti. Ok, realisticamente realisticamente dai, diciamo, diamo un minimo di punti che il Pisa potrebbe avere. Allora, puoi fare un pareggio, poi vinci in casa. Sono due gare in casa, ti ricordo. E rivinci in casa. Vabbè, grazie. Tu dici 7 punti. Sì, 7 punti. Tu, Luca? 7 punti penso il Pisa li possa fare, e spero 9, ma penso che 7 li possa fare. Vabbè. Però vincendo la prima poi magari vincendo la prima Vercelli delle due in casa una la puoi pareggiare anche tu dici 7 punti quindi. No, io dico sì, da 7 a 9 punti. Va bene, voglio dire una cosa, la Vercelli tiriamo conto una cosa, che non fa tante reti però ha la miglior difesa di tutti. Ma speriamo che questo nostro attacco basterebbe 1-0-1. Basterebbe 1-0-1. Penso se la squadra ha fatto più 1-0 del campionato. La squadra strategica. Squadra la peggio, la peggio. Allora, Simone e Gabriele invece. Allora, intanto io ti rispondo come mi rispose Pazienza a me una domanda che questa domanda mi fa molto incazzare. Che gli fece una domanda che lo fece arrabbiare, ma detto questo, però sei l'unica che mi ha fatto arrabbiare Pazienza. Due domande gli ho fatte e due volte l'ho fatto arrabbiare, quindi direi che come Pazienza proprio zero. Cioè, detto questo, anch'io sono sui 7 punti. 9 mi piacerebbe, però è un po' un azzardo. Ma soprattutto a me fa paura più che la Provesciali l'Entella. A me l'Entella mi fa veramente paura. Quindi direi 7 punti. Gabriele? Ma io non lo so quanti. Ovviamente la speranza è farne 10 invece di 9, perché necessariamente la speranza è questa. Con la Lega che c'è oggi potrebbe. Sì, magari qualcuno ce la danno di bonus. Così. E se fai 3 partite di fila. Tre partite belle ti danno un punto bonus. Vai. No, dicevo, la speranza sarebbe farne 9. Io dico che se ne facciamo da 5 in su, quindi da una vittoria e due pareggi in su, secondo me ci prepariamo un fine campionato in un modo.
se ne facciamo da 5 in giù, bisogna cominciare a pensare veramente in maniera, non voglio dire unità unica, però molto più seriamente alla Coppa Italia, se si vuole fare un certo tipo di discorso di ingresso nei playoff in una, allora, in una maniera privilegiata. Io invece do voce a quello che dicono Massimo Bova e Massimo Saiocco, quindi per me realisticamente dovremmo sperare nei 5 punti. Che limite sono... che ho messo io, quello lì. E ottimisticamente sui 7-9, oggettivamente parlando, sarebbero veramente troppi 9 punti. Se dovesse accadere, però devo dire che il campionato si rende svolta. Però diciamo 5 punti. Ovviamente c'è anche chi dice 0, non gufate. Però vabbè. Comunque, anche Lucia Cozzi virtù, dice 5 punti. In virtù dei 10 punti di Gabriele, io i 7 punti sono una sconfitta, una vittoria con 3 punti, non 4, una sconfitta. Visto che lui faceva 10 punti, ne faccio 7, una sconfitta. Vabbè. Trovatela voi. No, comunque, vabbè. Comunque è anche verosimile una vittoria e due pareggi. Ma speriamo bene. Comunque, speriamo quello che diceva Gabriele, che la squadra che ha fatto più 1-0, l'ho controllata, ha fatto 8 volte e ha vinto 1-0. E una volta però ha perso 1-0. Dobbiamo essere qualcuno del mio amico. Sfatiamo. Dobbiamo riuscire a dare... In casa perse, mi sembra. Sì, 1-0 col Cuneo. Speriamo che ci sia qualcosa di positivo nelle prossime 3 partite. Molto difficili. Salutiamo anche buon Peter che ci scrive naturalmente, e andiamo in chiusura di trasmissione. Allora, se vi è piaciuta naturalmente la nostra trasmissione, mettete mi piace, condividete, così ci aiutate anche a crescere. Noi ci ritroveremo giovedì prossimo per la puntata numero 55. Vedremo anche chi invitare o per un'intervista telefonica in studio, magari seguiamo il consiglio d'ora, vediamo se c'è questa disponibilità. Sentiamo la trofa, dai. Nel frattempo noi... Se vuoi lo sento io. Ma certo, fai tu. Tu hai un tocco più femminile un po'. Non fare il maschile. Più delicato, un tocco più delicato, femminile. Non sei un collovati. Non sei naturalmente un incalzatore come sono io, no? No, io non incalzo mai. Tira la preda nella rete. Piano piano. Andiamo a salutare tutti quelli che stanno salutando, come Lucia Cozzi, Luca Laganà, Ivancioni, Massimo Saiocco, il nostro caro Massimo Bova, tutti quelli che sono intervenuti questa sera, anche Giuseppe che si è dovuto assentare, ci ha seguito Liana Bandini, anche naturalmente salutiamo Liana Bandini. Ciao, Liana. Che è sempre presente in qualche modo, anche se magari a volte può arrivare un po' più tardi, ma c'è sempre. Ma noi donne ci abbiamo da fare in casa. Ma poi, io che non parlo, se no mi sospendono come collovati. Però a parte, scherzi a parte, ringraziamo Aurora Maltinti, appunto, di Pisa 24. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Però mi hai promesso che si fa una puntata revival. Oh mio Dio, vedremo. Dai, l'avevi detto. Poi salutiamo, lo facciamo d'estate magari, dai. Salutiamo Luca Barbone di Punto Radio e Cascia Notizie. Grazie a te Michele, grazie a tutti gli ascoltatori. Simone Del Moro di Radio Bruno. Buona ricorda l'appuntamento. Certo, naturalmente l'appuntamento è domenica per la cronaca della partita del Pisa, 14:30, giusto? Sì. Giochiamo in orari incredibile, ultima partita di domenica, e quindi naturalmente sulle frequenze FM 103 la telecronaca della partita, con poi tutte le interviste e tutto quello che riguarda la partita del Pisa. Saluto l'amico Luca, che ci vediamo sempre dopo la partita. Lui e la moglie sempre giù a chiacchierare un po' a spettacolare. Saluto prima che arrivino i giocatori in sala stampa. Certo, tanto ne passa di tempo. Prima. Domenica tutte e tre i gironi, per l'unica volta giocheranno tutti i domenici. Miracolo. Girone A, girone B, girone C. Affari grandi per le sports. E naturalmente che non andrà. Saluto Luca, saluto Michele, saluto Gabriele. Anche Luca, e Vandanara. Che... No, Vandanara no, prima Gabriele, cioè, ora, ma come Vandanara per me non è un compito. Sarà anche una bella donna, però non mi piace. Abbiamo toccato nel vivo. Va bene, Gabriele del Pisa siamo. Aspetta, ma Luca salutiamo. Alla fine, ragazzi. Allora no, è una donna impaziente. Buonasera a tutti. Allora lo faccio io, visto che sono, diciamo, ultimo dei saluti. Diamo un abbraccio a Luca Funes, che stasera ha fatto un lavoro in regia meraviglioso, è andata a recuperare articoli, bastava dirlo, che arrivavano dopo migliore, un secondo il migliore, ma per distacco, la lotta è per arrivasse Ondi. È vero, è vero.
No, migliore dei nostri registi, Luca Fornè, naturalmente. Noi lo vogliamo sempre con noi, non ce lo facciamo sostituire. No. Fabio, non brava. E allora, Italia, Luca è nostro, ce lo teniamo. E allora salutiamo anche Fabio Calabresi, che oggi non è intervenuto, però di solito ci saluta. Salutiamo il nostro boss. Il boss. Con la Dev Italia, che naturalmente permette la realizzazione di questa trasmissione. E ci manda Luca. Esatto. Perfetto. Noi invece vi salutiamo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Forza Pisa, incrociamo le dita come fa Lucia Cozzi in trasmissione. Che non portasse bene, dai. Dai. Forza Pisa, a giovedì prossimo. Ciao.